Buongiorno a tutti che ci stanno seguendo da casa o dall'ufficio in questo webinar che Impresa City ha organizzato con Red Hat, Dynatrace e Parte, che ovviamente con la partecipazione del nostro protagonista più importante di oggi che è Tim. Oggi parleremo, come sapete, di architetture cloud e del controllo delle prestazioni nell'ambito di queste stesse architetture. È un argomento che gli analisti ci dicono essere importante. Abbiamo visto che alcuni dati relativi al primo trimestre proprio di quest'anno hanno visto una forte crescita nell'utilizzo delle architetture a container, quindi nella base dei microservizi. Sicuramente molti di voi, molti di quelli che ci seguono conoscono Red Hat come un'azienda open source. È importante mettere il focus sul fatto che Red Hat, nelle parole del nostro CEO, è un'azienda che fa software enterprise, quindi software adatto alle aziende, con un modello di sviluppo open source. Quindi è estremamente importante andare a delineare quelle che sono le caratteristiche del software enterprise, che però insomma attinge a quella che è l'innovatività, se mi si può passare il termine, di quelle che sono le community open source. Un altro tema importante che in questo periodo così difficile, che fortunatamente stiamo piano piano andando a smaltire, che è quello appunto dell'emergenza pandemia, è questo mini sito che Red Hat è andata a creare, a mettere a disposizione per quella che è la risposta all'emergenza Covid. Quindi appunto mi piace condividere con tutti voi questo link che racconta più in dettaglio tutte quelle iniziative che per ragioni di tempo ovviamente non possiamo raccontare in questa sede, ma che Red Hat a livello mondiale sta mettendo in campo per, diciamo, andare a supportare in questo momento così particolare. Andandoci invece a focalizzare su quello che è l'aspetto più tecnologico, tu Francesco facevi una introduzione su quello che è il modello del cloud, il modello della containerizzazione. Ecco, una delle ragioni del successo di Kubernetes e per estensione del successo di OpenShift, che come andremo a vedere e come probabilmente molti di voi già sanno, è una piattaforma che ha Kubernetes nel suo core, che estende Kubernetes con delle altre funzionalità. E diciamo appunto una delle ragioni per l'adozione della containerizzazione di Kubernetes è quella di aiutare a disaccoppiare quelle che sono le applicazioni di vario tipo e di varia natura da quella che è l'infrastruttura sottostante. E quindi appunto la caratteristica secondo me più interessante è che uno può andare a prendere le proprie applicazioni containerizzate e farle girare con il minor numero possibile di impatti su quelli che possono essere dei data center on-prem, dei data center nel cloud o addirittura dei data center sull'edge, che poi sono tra le cose più interessanti su cui stiamo indagando recentemente. E un'altra cosa che mi piace sottolineare della slide che stiamo vedendo è che OpenShift abilita Kubernetes a una serie di workload anche tra virgolette inattesi, nel senso che Kubernetes è sicuramente associato a quello che è il workload di tipo cloud native, quindi le applicazioni greenfield fatte apposta per funzionare a container. Però con OpenShift quello che siamo riusciti a fare con diversi clienti in Italia e all'estero è appunto far girare anche delle applicazioni di natura differente, quindi applicazioni più tradizionali con un approccio cosiddetto lift and shift e anche applicazioni più di frontiera, quindi machine learning piuttosto che serverless. Queste sono un po' le caratteristiche del prodotto alla base di tutto che è appunto Red Hat OpenShift e come andavo ad accennare prima c'è Kubernetes nel core, quindi Kubernetes è l'infrastruttura abilitante fondamentale per far funzionare tutte quelle che sono le applicazioni a container e per orchestrarle, però ci sono una serie di componenti addizionali, di feature addizionali che sono state implementate nei topic che sono evidenziati in questa slide, quindi vabbè. Per voler essere estremamente sintetici, sicuramente una securizzazione, sicuramente una resa interprete attraverso per esempio la gestione del ciclo di vita, il backporting di patch, eccetera, eccetera, il supporto chiaramente, tutto volto a voler dare un'esperienza cloud-like, quindi come se fossimo un cloud, indipendentemente da dove poi il nostro carico sia, quindi che sia davvero su un cloud o che sia on-prem, cerchiamo con OpenShift di dare un'esperienza veramente cloud-like. E tutto questo cercando di focalizzarci da una parte al day two management che, come molti sanno, con Kubernetes Vanilla non è banalissimo da operare, quindi chiaramente la possibilità di semplificare le operazioni di maintenance dei cluster Kubernetes, e dall'altro accelerare l'application delivery, quindi andare incontro ai gruppi di sviluppo per, diciamo, aiutarli a portare più rapidamente le loro applicazioni su OpenShift e su Kubernetes. Questo è un grafico da 10.000 piedi, come si dice in questo caso,
che riassume quali sono i componenti di OpenShift e quali sono i componenti che stanno intorno a OpenShift. Come vedete, tutto si basa su Red Hat Enterprise Linux, che per noi rimane la radice, la base di tutta la nostra infrastruttura tecnologica. Kubernetes sta on top e poi ci sono una serie di servizi che non abbiamo il tempo di vedere uno per uno, ma che sostanzialmente stanno nell'area della gestione del cluster, della gestione della piattaforma, quindi gestione dei workload, gestione delle applicazioni per aiutarci a costruire le applicazioni cloud native e della produttività dello sviluppatore, quindi strumenti messi al servizio degli sviluppatori per creare nuove applicazioni. Non è da dimenticare il layer sottostante, quindi la possibilità di poggiare questi workload su fisico, su virtuale, su private cloud e su public cloud, anche con delle offerte managed, quindi gestite in collaborazione col public cloud provider. E soprattutto c'è un altro elemento che mi piace sottolineare, che vedete un top a tutto, che è l'Advanced Cluster Management. Questo è frutto di un annuncio che c'è stato proprio al nostro Red Hat Summit del mese scorso, possibilità attraverso un nostro software della gestione di cluster Kubernetes, anche non OpenShift based, ma anche dei Kubernetes offerti da cloud provider o dei vanilla Kubernetes, e poterli gestire in maniera centralizzata andando a deliverare, distribuire e le policy e le applicazioni su appunto questi cluster differenti, quindi avere un punto centrale di gestione che anche a livello di appunto applicazioni edge o comunque applicazioni che abbiano la necessità di essere dislocate su più cluster, può essere diciamo un punto di svolta. Rapidissimamente vado all'altro annuncio che ho trovato molto interessante del nostro summit, che è la OpenShift Virtualization, quindi il cammino, il percorso che stiamo facendo è in tech preview in questo momento di ospitare delle virtual machine e orchestrarle e gestirle all'interno di cluster Kubernetes, quindi non solo workload da container, ma anche dei workload da virtual machine. E su questo ci sono anche dei casi pubblici. Al nostro summit ha parlato un importante cliente dell'ambito dei financial services che è in produzione da tanto tempo, e vi invito, insomma, andando a cercare il sito del nostro summit, a vedere la registrazione se siete interessati, perché è una sessione estremamente interessante e piena di dettagli. Mi avvicino all'ultimo messaggio che volevo darvi, che è appunto un'altra, come dire, commitment di OpenShift nel mondo dell'ecosistema e nel mondo dell'esperienza cloud-like, che è marketplace.redhat.com, che sostanzialmente è un nostro portale che in maniera centralizzata vi consente di accedere al software di terze parti certificato o anche al software di Red Hat stesso certificato per funzionare su OpenShift e sul cloud e on-prem, che da quest'unica interfaccia può essere ordinato, può esserne controllato il billing e può addirittura essere acceduto il supporto in una maniera unificata. Tra i loghi che vedete evidenziato c'è quello di Dynatrace, che appunto è tra i partner certificati e che appunto ci continuerà a parlare delle sue soluzioni nei prossimi slot. Con questo ho concluso la mia sessione in perfetta tempistica. Francesco, direi che ci siamo. Grazie, volevo semplicemente una conferma che sentiate il mio audio perché ho saputo che prima all'inizio non si sentiva. Ok, allora vi ringrazio sia della pazienza per l'audio sia dell'intervento e a questo punto io renderei la presentazione un attimino più interattiva. Abbiamo organizzato alcuni instant poll al quale vi chiediamo di partecipare per darci delle indicazioni anche su come vivete la containerizzazione o comunque su quanto siete interessati alla gestione di piattaforma container. E la prima domanda che vi poniamo è proprio: se avete affrontato la gestione dell'infrastruttura container, quali difficoltà state incontrando? Io direi alla Catalan, diamo il via al televoto mentre che scegliete l'opzione che vi descrive meglio, noi vedremo i risultati che si stabilizzano. E nel frattempo volevo dare giusto fare due o tre numeri rispetto a quello che avevo detto prima, che molti non hanno sentito. Il nostro tema che affrontiamo oggi è particolarmente importante, ce lo dicono gli analisti, perché la diffusione delle piattaforme container, Docker e Kubernetes, è sempre più importante nelle aziende. Dei dati relativi al primo trimestre di quest'anno danno una diffusione nelle imprese del 79-80%, con una forte crescita rispetto all'anno scorso. I dati erano più vicini al 60-50-60%. Una diffusione che però si scontra con alcuni problemi, soprattutto nella ricerca delle competenze sia interne sia esterne e nell'integrazione delle piattaforme legacy con questi ambienti a Kubernetes. Aspettiamo ancora un altro po'. Mi
Bene, allora, i risultati che abbiamo delle votazioni un po' brevi perché non vorrei sforare con i tempi, le vedete anche voi, i miei partecipanti al webinar, e soprattutto la modernizzazione delle applicazioni che viene indicata da un 36% più o meno dei votanti come uno dei problemi principali. Positivo perché, è uno dei temi che affronteremo oggi. In particolare, di nuovo, ci viene segnalata la mancanza delle competenze interne, quindi direi che siamo perfettamente in linea con quello che vogliamo dire durante la giornata. Red Hat cosa ci dice in proposito rispetto a questi segnali? Ma è assolutamente quello che rilevo anch'io, insomma, sul field, soprattutto il tema della mancanza delle competenze interne. È chiaro che su questo non esiste un pattern, una risposta che sia, come dire, no, la pallottola d'argento che va bene per tutti. Io ho notato però due cose che stanno accadendo. La prima cosa è la partenza anche con degli approcci lift and shift. Quindi è chiaro che se uno ha un'applicazione che può riscrivere ex novo a microservizi in maniera tecnologicamente molto spinta è bello e si porta a casa un sacco di risultati. Però anche laddove questa possibilità non ci sia, c'è appunto la possibilità di portare le applicazioni modificandole un po' di meno con un approccio un po' lift and shift ed è un modo per familiarizzare con questa famiglia di tecnologie. Il secondo punto che stiamo provando a portare avanti con i nostri clienti è quello di avere delle iniziative di adozione un po' cross azienda. Quindi per venire incontro al tema delle competenze interne e anche dell'attrattività rispetto a talenti magari che arrivino dall'esterno, andare ad organizzare quelle che sono delle attività di engagement un po' più innovative, quindi che ne so, degli hackathon, della formazione distribuita anche con modalità remote, come in questo caso sta accadendo, proprio per andare a distribuire le competenze non solo all'interno del gruppo che sta utilizzando in quel momento quella tecnologia, ma diciamo, cercare di creare una sorta di gamification che spinga anche gli altri gruppi e le altre persone spontaneamente in qualche maniera andare avanti a formarsi su queste tecnologie. Bene, io proprio per rimanere nei tempi, ma anche per toccare poi uno dei temi che è fondamentale nella giornata, passerei subito la palla a Francesca Latini, perché uno dei temi che viene particolarmente indicato anche in diverse analisi di mercato come quella che citavo, quella di Flexera, è proprio il tema del controllo. E all'interno del controllo sicuramente il tema delle prestazioni, di come far funzionare in maniera armonica architetture che sono sempre più complesse. Dynatrace si occupa anche di questo e quindi passerei proprio il palcoscenico a Francesca per un approfondimento. Sì, grazie Francesco. Sì, ci occupiamo esattamente di questo. Infatti, insomma, lo scopo di oggi è proprio quello di farvi avere una breve presentazione delle capabilities di Dynatrace, oltre insomma, a descrivere chiaramente il valore aggiunto della partnership con Red Hat. Per cui Dynatrace cos'è? Fondamentalmente una piattaforma di software intelligence che ha la capacità di integrare ed unire in maniera nativa, come vediamo, funzionalità che sono di application monitoring e di monitoraggio infrastrutturale, unendole al controllo della user experience e anche dei business analytics. Il tutto rappresentato in un unico contesto e fondamentalmente in una modalità automatica, come vedremo meglio descritto anche più avanti. La piattaforma per cui è stata concepita è basata su alcuni pillar che hanno lo scopo appunto di rispondere alle sfide della trasformazione digitale e per cui, come vediamo, innanzitutto è sicuramente l'osservabilità avanzata di tutto l'ambiente, per cui evitando di dover fare affidamento ad una serie di strumenti diversi che sì, forniscono metriche magari molto specifiche, ma non danno risposte, che sono quelle che cerchiamo e che vogliamo. La piattaforma ovviamente include metriche, log e trace, secondo quello che è il paradigma dell'osservabilità, ma non si limita a questo, aggiunge nativamente molto di più, per cui tracing distribuito, analisi del dettaglio fino al livello di codice, oppure la rappresentazione della topologia e delle relazioni fra le varie entità, collegando il tutto direttamente all'esperienza dell'utente finale. Oltre a questo, ci interessa chiaramente sottolineare il fatto che Dynatrace è coinvolta in progetti come OpenTelemetry proprio per promuovere la raccolta di sempre più fonti dati all'interno di questa analisi avanzata. Poi importante il concetto per noi, il concetto di automazione continua,
proprio perché le infrastrutture moderne sono, come sappiamo, come vediamo, per la natura dinamiche. La raccolta per Dynatrace appunto deve avvenire in modalità automatica e continua. Questo per cui significa, come si traduce, in nessuna necessità di configurazioni specifiche o scripting o necessità di conoscere preventivamente le applicazioni o le piattaforme che andremo a monitorare. Tutto è strumentabile effettivamente con un unico agente in maniera automatica e continuata nel tempo. Il tutto ruota poi intorno al nostro motore di intelligenza artificiale, che è in grado di effettuare un baselining automatico, di nuovo, di tutte le dimensioni dell'ambiente e poi in grado di individuare eventuali scostamenti o anomalie o degradazioni. Per cui l'intelligenza artificiale segnala quando si verifica un determinato problema, lo contestualizza in maniera deterministica e di nuovo, infine, punto fondamentale, collega tutto questo all'impatto che il problema sta avendo lato user experience. La collaborazione tra team è un altro elemento nuovo e distintivo, per cui per effetto di quanto abbiamo appena detto, Dynatrace, oltre ad impedire la proliferazione di allarmi, rappresenta di fatto una singola fonte di informazioni, per cui le risposte che si ottengono si traducono effettivamente in un linguaggio comune che possa essere condiviso ed utilizzato fin da subito dai differenti dipartimenti abituati in passato ad utilizzare ognuno il proprio set di strumenti. Infine, sicuramente l'obiettivo finale di tutto questo sforzo è l'ottimizzazione dell'esperienza utente. Il motivo per cui tutti investono in architetture cloud o architetture a container e microservizi o stanno pensando di farlo o lo stanno valutando è proprio quello di avere i dati di business, ovviamente sui propri canali digitali. Per questo è importante sapere come l'intero stack si stia comportando, stia supportando risultati in termini di user experience, per cui banalmente se si verifica un problema sapere con precisione cosa lo abbia determinato per poterlo risolvere in tempi più rapidi o poter sapere quale sia stato l'effettivo impatto sul business di quello specifico problema. E vediamo, diciamo, molto brevemente come tutto questo funziona, dare un'idea pratica di tutto questo. Effettivamente si tratta di un singolo agent installato per host che eseguirà in maniera automatica l'istrumentazione delle applicazioni e raccoglierà tutti i dati di monitoraggio rilevanti, indipendentemente dal fatto che le applicazioni siano distribuite all'interno di container oppure in architettura a microservizi, appunto, o su infrastrutture. Dynatrace One Agent scopre i componenti, le dipendenze su tutti i livelli dello stack tecnologico, contemporaneamente ne crea una mappa topologica. Una mappa topologica chiamata appunto Smartscape, che è interattiva, multidimensionale, come vediamo, e viene aggiornata in tempo reale, cioè un aggiornamento in tempo reale dell'intero ambiente, per cui di nuovo continuato nel tempo. In tutto questo vengono anche acquisite ed analizzate le transazioni end-to-end, qui tramite un'ulteriore mappa che, come vedete, è chiamata PurePath. Dynatrace riesce a fornire una traccia approfondita con informazioni di contesto molto precise fino ad arrivare alla singola transazione e al singolo utente finale. Al centro di tutto questo meccanismo c'è Davis, appunto il nostro motore, così chiamiamo il nostro motore di intelligenza artificiale, di tipo deterministico, come abbiamo già sottolineato, che rileva automaticamente i problemi, ne individua la causa, li relaziona con l'impatto che stanno avendo sul business. Come tutto questo si collega nell'ambito OpenShift. Come sappiamo, una delle caratteristiche di OpenShift è proprio la capacità di poter eseguire container e microservizi in modo disaccoppiato, proprio per rispondere ad esigenze di scalabilità
e di adeguamento rapido dei workload. Dynatrace è in grado di gestisce questa maggiore complessità e questo dinamismo grazie ad una partnership tecnologica con Red Hat. Infatti, OneAgent è un operatore certificato nell'operator hub di OpenShift, per cui riesce a fornire supporto nativo sia alla gestione di Kubernetes che appunto di OpenShift stesso. Di fatto, cosa fa l'operator? Dal momento della sua installazione, l'operator fornisce una visibilità automatica all'interno dell'intero stack, per cui all'interno dei container, dei microservizi, senza necessità di dover necessariamente modificare le immagini o il codice delle applicazioni dei container. Per cui, una volta abilitato, attiva automaticamente la visibilità sia sull'intero stack. Appunto sull'intero stack senza necessità di ulteriori configurazioni o aggiornamenti manuali. Per cui la piattaforma Dynatrace è certificata Red Hat in diversi ambiti, per cui oltre a quello OpenShift, Operators ed Helm, anche in contesti RHEL, CoreOS, ma anche per quanto riguarda l'automazione della remediation attraverso Ansible Tower. Per cui mi avvicino insomma alla fase conclusiva facendovi vedere insomma una schermata insomma molto sintetica di come tutto questo funziona in contesto. Vediamo sulla sinistra il modello multidimensionale che abbiamo citato, appunto il modello di relazione e dipendenze che appunto costruito automaticamente e aggiornato in tempo reale. Una volta installato a livello di cluster OpenShift, OneAgent Operator va ad identificare nodi, container, microservizi e le relative relazioni, le dipendenze, costruendo questa visione full stack. Oltre a questo, il motore di intelligenza artificiale nel frattempo effettua un'analisi continua del comportamento abituale, delineando per cui quella che abbiamo definito un baselining automatico. Questa analisi permette per cui di identificare ogni specifico problema, di indicarne la causa, di collegarlo all'impatto che ha avuto a livello applicativo, di servizio, di processo, senz'altro, ma soprattutto all'impatto che stiamo avendo in questo momento sul business, per cui siamo in grado di individuare quale utente, in quale momento e per quale motivo ha incontrato quel determinato problema. E infine, per concludere, ovviamente il vantaggio della collaborazione tra Dynatrace e Red Hat è evidente, per cui il valore aggiunto sta nel fatto che questo consente innanzitutto una visibilità e un controllo completi degli elementi che compongono il proprio stack tecnologico, e questo ovviamente consente a realtà impegnate in progetti di trasformazione di arrivare a migliorare le performance dei propri servizi. Realizzando quello che alla fine è l'obiettivo ultimo, il che è fondamentale per la minimizzazione dell'esperienza, della user experience dei nostri clienti. Io a questo punto chiaramente passo la parola al pubblico perché andrei avanti con un altro instant poll che riguarda proprio il controllo delle performance. Vorremmo capire all'interno delle aziende quanto sono diffusi questi tool e i problemi che affrontano. Le domande le vedete, sono qui in sovraimpressione. In che modo sostanzialmente vi chiediamo monitorate le performance nella vostra infrastruttura cloud? Le opzioni sono quelle che vedete, abbastanza, diciamo, settoriali, perché vorremmo proprio che le risposte cadessero in settori ben precisi. Vediamo che le risposte stanno arrivando e sono abbastanza polarizzate. Ok. Sì, diciamo che a questo punto si sta stabilizzando il trend delle risposte su cui vediamo che due sono nettamente prevalenti. Allora, il 37% monitora effettivamente le performance dell'infrastruttura, 36-37% sia cloud e on-premise, però con strumenti di monitoraggio distinti. Una risposta abbastanza naturale perché tendenzialmente cloud e on-premise vengono ancora vissute da molte aziende come ambienti distinti, mentre c'è una quota comunque interessante che monitora tutto con un'unica infrastruttura. Francesco, un commento veloce eventualmente? Beh, sì, effettivamente è quello che riscontriamo anche noi nella pratica quotidiana. Insomma, molti clienti si trovano ancora oggi in questa situazione proprio perché semplicemente
molto banalmente non conoscono ancora un approccio diverso rispetto a questo di tipo tradizionale, per cui non conoscono un approccio, diciamo, di nuova generazione al monitoraggio. L'abbiamo detto evidentemente durante la presentazione, è chiaro il vantaggio di disporre di una piattaforma unificata in grado di dare una visibilità con risposte univoche e precise rispetto al verificarsi di determinati problemi, piuttosto che come avviene in passato, ma avviene come ancora oggi, come abbiamo visto, rispetto all'idea, insomma, di affidarsi ad un set di strumenti diversificati che forniscono metriche diverse, magari ad interlocutori diversi, senza fornire effettivamente risposte. Bene, direi che è uno scenario abbastanza comprensibile. Adesso passiamo alla parte, se vogliamo, più pratica della presentazione, scendiamo nel concreto di un progetto che probabilmente è quello, una delle componenti che più stimola il pubblico, e iniziamo parlando con il sistema integrator che questo progetto l'ha seguito insieme a team, quindi Partec. E a questo punto passerei direttamente la parola a te, Michelangelo, per introdurci Partec e per portarci poi velocemente verso il progetto. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Partec è una realtà probabilmente meno nota rispetto agli amici di Red Hat e Dynatrace, quindi vale la pena spendere mezzo minuto per presentarvela al volo. Giunta al suo 20° anno di attività, Partec è oggi considerato uno dei system integrator più attivi della scena open source italiana. Noi realizziamo soluzioni innovative e completamente personalizzate e offriamo servizi professionali di alto profilo, rivolti a chi? Alle large enterprise, tipicamente, è il nostro cliente tipo, ma anche alla piccola media impresa e alla pubblica amministrazione. Siamo un gruppo che riunisce 5 aziende e comprende più di 200 collaboratori distribuiti principalmente tra le sedi di Roma e Milano. La nostra offerta include prodotti, competenze e servizi negli ambiti dell'infrastruttura IT, delle soluzioni verticali dedicate al mercato finanziario, l'industria 4.0, la security, l'educational e così via. La collaborazione con Red Hat è assolutamente consolidata. In Italia siamo considerati dei veterani del cappello rosso. Questa collaborazione è iniziata 15 anni fa, quando Red Hat non era ancora l'azienda da 3 miliardi di dollari di fatturato che è oggi e che è stata poi entrata nell'orbita di IBM. Il nostro percorso è iniziato con la specializzazione sul loro asset core, che tutti conoscono, che è Red Hat Enterprise Linux, ma si è evoluta naturalmente verso le soluzioni per i cloud e l'IT automation. Attualmente siamo uno dei pochi Red Hat Premier Business Partner italiani, i primi ad aver conseguito la specializzazione sulla cloud infrastructure. La partnership con Dynatrace invece è molto più giovane ed è iniziata proprio grazie agli amici di Red Hat. Nonostante questa partnership sia abbastanza giovane, in realtà abbiamo quasi 10 anni di esperienza su tecnologie di application performance management e di system network management. Quindi non ci siamo trovati davanti a un mondo del tutto sconosciuto, anche se sì, era sicuramente una soluzione più complessa che andava studiata, molto più potente, che andava studiata con attenzione. La nostra iniziazione proprio su Dynatrace è avvenuta con un progetto particolarmente sfidante, ma non voglio anticipare niente perché poi sarà Alessandro Bertini di Team a raccontarvelo. Red Hat e Dynatrace mettono a disposizione tecnologie e strumenti che consentono di lanciare dei nuovi servizi innovativi o di migliorare quelli esistenti. Un system integrator come Partec ha il compito di traghettare queste tecnologie dal vendor al cliente finale, coprendo quell'ultimo miglio che consente al cliente di passare dalla teoria alla pratica. In che modo? Intanto trovando un equilibrio tra le reference architecture e la realtà del cliente. Molti sono erroneamente convinti che un system integrator non sia altro che un semplice installatore di una specifica tecnologia. Questo però non è vero. Soprattutto quando si parla di infrastrutture complesse, come il caso di Team, lo andremo a vedere, l'integrator ha il difficile compito di infilare la formina quadrata, cioè la reference architecture, che magari è stata stabilita dal vendor, in quello che è il buco esagonale, che di fatto rappresenta il complesso insieme di requisiti e vincoli imposti dal cliente. In più di un'occasione abbiamo dovuto inventare dei nuovi modelli che solo dopo sono stati riconosciuti e certificati dal vendor stesso. Quindi, in qualche modo, come vedete, giochiamo un po' questo ruolo di equilibristi.
In ogni progetto, inoltre, agiamo da mediatori tra le diverse strutture aziendali coinvolte e ci impegniamo a comprendere le diverse visioni dei team di ingegneria, architetture, di sviluppo, le operations, cercando di ridurre al minimo tutti i potenziali attriti generati ed alimentati dal complesso percorso di trasformazione che magari l'azienda cliente sta affrontando. Quindi l'integrator diventa un punto di riferimento trasversale a tutti gli interlocutori coinvolti, anche prima che il progetto prenda forma e che le tecnologie vengano identificate, che è esattamente quello che vi dicevo. Noi non entriamo in gioco soltanto quando ormai è tutto deciso e bisogna implementare. Spesse volte agiamo con un ruolo anche diverso, quindi prima ancora che tutta la macchina organizzativa del cliente parta veramente. L'integratore è inoltre un portatore di conoscenza. Una fetta importante del nostro lavoro è dedicata al trasferimento delle competenze che abiliteranno le strutture tecniche a gestire e far evolvere le piattaforme in autonomia. Questo, lo abbiamo detto mille volte, chi ci conosce lo sa, è uno dei capisaldi della filosofia open source, una filosofia che promuoviamo con le parole e coi fatti sin dall'anno della nostra fondazione. Tutte queste belle cose che vi ho raccontato sono possibili soltanto mediante la fiducia. A differenza di un classico rivenditore, il System Integrator ha la responsabilità di far funzionare le cose e assicurare il rispetto delle promesse fatte. Quindi, anno dopo anno, una promessa mantenuta dopo l'altra, tra noi e il cliente si viene a creare un rapporto di fiducia che ci consente di assumere il ruolo di advisor e di aiutarlo a superare le normali diffidenze verso, ad esempio, una nuova tecnologia, accelerandolo anche il processo di adozione. Prima all'Instant Poll è stato detto che uno dei problemi riguarda ad esempio la disponibilità di competenze interne. Ecco, in questo caso noi interveniamo anche per aiutare il cliente a superare questo ostacolo che gli impedisce di andare avanti. Vorrei soffermarmi un attimo sull'ultimo punto. La nostra relazione con il gruppo team è iniziata ancora prima che la nostra azienda venisse fondata, ma per semplicità possiamo dire che lavoriamo insieme da ormai 20 anni. Con l'avvento del cloud, in particolare, il nostro ruolo di partner strategico per l'innovazione si è ulteriormente rafforzato. Solo negli ultimi 4 anni li abbiamo supportati nella realizzazione di alcuni importanti progetti, sia ad uso interno che rivolti al mercato. Tra questi troviamo il progetto OpenStack Self Data Center, che è un progetto del 2016 che continuiamo a mantenere e ad evolvere in coerenza con le esigenze del cliente. Si tratta di una delle prime grandi installazioni di Red Hat OpenStack Platform qua in Italia. Sicuramente la prima con una configurazione stretched multisite, che è sintetizzabile come un raggruppamento di data center, o parti di esso in questo caso, configurati e interconnessi per operare all'unisono, senza distinzioni evidenti per l'utilizzatore. Il secondo progetto è invece Fly Together, di cui vi parlerà meglio Alessandro Bertini di Team. Un progetto nato nel 2018, che è assolutamente considerato strategico nel loro percorso di IT Transformation. Si tratta di una installazione di Red Hat OpenShift Container Platform sulla quale girano svariati dei servizi digitali di Team. Il terzo progetto che cito è invece più recente perché risale al 2019 ed è un'estensione di Fly Together. Si tratta del monitoraggio end-to-end delle performance e non solo, svolta mediante la suite Dynatrace. Come potete vedere, si tratta di tre progetti complessi in cui il rapporto di fiducia e la capacità di mantenere le promesse venivano ben prima della tecnologia. E quindi in questo senso che il System Integrator gioca un ruolo fondamentale nell'adozione delle nuove tecnologie. Cedo la palla nuovamente a Francesco. Grazie Michelangelo. E abbiamo ovviamente un altro Instant Poll. Vogliamo sapere come la pensate voi e in particolare come l'IT interno gestisce tutta la parte cloud, perché nelle aziende vediamo un po' di tutto. Molte aziende, specialmente quelle piccole, preferiscono esternalizzare qualsiasi cosa, quelle più grandi preferiscono tenere le competenze all'interno e soprattutto gestire i progetti all'interno. Per darvi qualche cifra a livello globale, alcuni dati ci dicono che
le grandi imprese in particolare, nel 38% dei casi circa, hanno creato al proprio interno un centro di eccellenza dedicato al cloud, che serve per sviluppare competenze ed esperienze che permetteranno poi alle tecnologie cloud e container di estendersi in tutta l'azienda. Queste cifre, queste percentuali salgono ancora di più se non consideriamo solo un centro di eccellenza, ma genericamente un cloud team interno a cui viene dato il controllo quasi totale della parte cloud e soprattutto un ruolo di guida nei progetti. In questo caso, specialmente nelle grandi imprese, parliamo di un 73% di aziende che ha sviluppato un team interno dedicato proprio a questo. I risultati che invece per il momento sto vedendo arrivare seguono un approccio un pochettino più soft. Vedo che in questo momento ci stiamo un po' polarizzando tra un ruolo soprattutto di gestione e un ruolo che invece si occupa un po' di tutto, ma non in maniera esclusiva. Vedo che le percentuali sono abbastanza stabili, quindi io direi che blocchiamo il televoto. E quindi vediamo, il 35% dà al proprio IT interno un ruolo trasversale e l'altra percentuale che conta, il 22-23%, un ruolo essenzialmente di gestione. Teniamo buono questo risultato, teniamolo in mente, perché io vorrei passare invece subito la palla a team, perché Francesco in questo caso è proprio dentro uno dei team che si occupano della gestione del cloud e quindi ci farei raccontare quello che Michelangelo ci ha in parte anticipato, il progetto di team. Francesco, la palla è tua. Ciao a tutti, mi presento, sono Alessandro Bertini e mi occupo della Digital Platform di Team. Come annunciato da Michelangelo e da Francesco, vi racconterò la mia esperienza diretta sulla collaborazione fra Team, Partech, Red Hat e Dynatrace nell'ambito del progetto di trasformazione chiamato Fly Together e anche dei benefici che siamo riusciti ad ottenere con l'adozione di queste tecnologie. Nel 2018 Team ha avviato un processo di trasformazione volto ad abilitare in modo flessibile ed efficace l'evoluzione del proprio modello di business. Ecco la slide. In linea con gli obiettivi di commercializzazione dei servizi digitali che il marketing richiedeva. A tale scopo è stata pensata un'architettura che consentisse in tempi brevi di ottenere 4 risultati. Il primo è quello di massimizzare la customer experience attraverso tutti i canali digitali, portali, web ed app. Il secondo risultato che si desiderava ottenere era quello di ridurre il time to market per supportare l'ampliamento del portafoglio di offerta con nuovi servizi digitali. Il terzo era quello di supportare nuovi modelli di business, come ad esempio il full digital provider, l'API economy o la platform economy. Ed infine, un ultimo obiettivo era quello di abilitare la data monetization attraverso l'interazione con ecosistemi di terze parti. Lo stack software infrastrutturale che è stato scelto si basa su tecnologie che abbiamo citato nella parte precedente del webinar, come Platform as a Service, quindi Red Hat OpenShift, come container, come anche API Gateway che fanno parte dell'infrastruttura e che supportano queste componenti insieme garantiscono la scalabilità orizzontale. Abbiamo inoltre messo in campo soluzioni di memory database capaci di garantire elevatissime performance di accesso ai dati, anche in condizioni di elevato numero di transazioni al secondo, ad esempio in caso di eventi speciali come la festa della mamma, San Valentino, il Natale e cose del genere. Le applicazioni che girano su questa infrastruttura sono state progettate e spesso riprogettate secondo architetture a microservizi che, come sappiamo, sono dei moduli software piccoli, autonomi, che interagiscono tra di loro con l'obiettivo di erogare funzionalità atomiche nel modo più efficiente possibile. Questo approccio, unito all'utilizzo di logiche di disaccoppiamento dai sistemi di back-end e al sistematico utilizzo di comunicazioni basate su API REST, consente di incrementare effettivamente la resilienza e la scalabilità delle applicazioni, nonché di ridurre i tempi di rilascio, che non è cosa da poco. L'adozione complessiva di queste tecnologie e delle best practice richieste per usarle al meglio si traduce infine in un netto miglioramento della user experience in tutte le fasi del processo, a partire dalla contrattualizzazione di nuovi clienti alla fruizione dei servizi digitali di Team.
Passiamo ad un esempio pratico. Allora, in questa slide è rappresentato il nostro caso di studio ed è il sottosistema che usiamo spesso per esemplificare un tipico servizio da operatore mobile, che è quello della ricarica e della consultazione del credito residuo. Beh, la ricarica è un'operazione apparentemente banale che migliaia di persone effettuano ogni giorno. Basta indicare un numero di telefono, importo e metodo di pagamento e la ricarica va avanti. Poi la consultazione è ancora più semplice perché non richiede nemmeno questi passaggi, è immediatamente visibile aprendo la propria area riservata o accedendo alla mobile app. Qui vediamo la complessità che c'è dietro il processo di ricarica. Quindi alla pressione di un semplice tasto si scatena un processo gestito mediante eventi asincroni che attraversa numerosi sistemi che includono sia i nuovi microservizi ospitati sulla piattaforma as a service, sia sistemi di tipo legacy dei quali non possiamo purtroppo ancora fare a meno. Vedendo questa slide appare evidente che l'affidabilità e le prestazioni di questi due servizi, ricarica e credito residuo, sono elementi cruciali sia per team che per gli utilizzatori finali. Andiamo a vedere quali sono le sfide che questo tipo di architetture ha portato ad affrontare e diciamo in questo caso a vincere, a risolvere. Quindi, come abbiamo visto, la trasformazione dei servizi e dei processi esistenti porta con sé numerosi vantaggi che non arrivano da soli, ma bisogna impararli a cogliere. Lungo questo viaggio è inevitabile dover affrontare e superare ostacoli di diversa natura, ed ora li vediamo. Ostacolo numero uno, la complessità. Rispetto ad argomenti che corre al funzionamento del servizio, aumenta sensibilmente. Il secondo ostacolo è quello del monitoring. I classici strumenti di monitoraggio ai quali siamo abituati faticano a stare a passo con un'infrastruttura elastica che muta in funzione del carico o con un'applicazione composta da tanti oggetti distribuiti che vengono spesso rifattorizzati o modificati. Terzo ostacolo, sfida, il troubleshooting. Troubleshooting richiede competenze sempre più trasversali. E poi quello che è emerso dalla nostra esperienza è che tutte le configurazioni hanno bisogno sempre di essere aggiornate e affinate sul campo, facendo tesoro degli errori commessi e impegnandosi a non ripeterli. Cosa abbiamo fatto? Beh, nell'autunno del 2018, in cui stavamo ultimando la piattaforma e stavamo già testando le prime applicazioni a microservizi, abbiamo dovuto affrontare tutti questi ostacoli, e forse anche altri. Durante i test della nuova applicazione, per esempio, sono emersi dei problemi di performance molto difficili da individuare. Infatti, nella nuova architettura non riuscivamo a replicare fedelmente l'errore né a misurare con assoluta certezza l'impatto che ogni singolo elemento infrastrutturale aveva sui problemi riscontrati. Scusate, sono andato avanti qua un po' troppo. Beh, questa situazione di difficoltà di troubleshooting, se non gestite nel modo corretto, tendono a creare attriti tra i team di sviluppo, un po' come diceva Michelangelo prima. Per fare un paragone automobilistico, possiamo pensare di avere una nuova Formula 1, ma non avendo ancora preso confidenza con la macchina e imparato a conoscere su strada questa nuova macchina, è difficile dire se i problemi di performance sono dovuti all'aerodinamica, al telaio, alla pressione delle ruote e così via. Lo stesso accade in un progetto così articolato. Che strumenti abbiamo utilizzato? Ho spoilerato prima la slide, ma eccola qua. Strumenti scelti. Sempre all'inizio del 2018 avevamo avviato in parallelo una POC, una Proof of Concept della suite Dynatrace, proprio applicandola alla nostra piattaforma di collaudo per meglio analizzare ed ottimizzare il processo di ricarica già nella sua versione legacy. Poi con l'introduzione della PAS siamo stati anche in grado di attivare le capabilities di Dynatrace in modo semplice su tutti i microservizi. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo installato Dynatrace su tutti i nodi dell'infrastruttura in produzione e abbiamo
iniziato a creare delle dashboard personalizzate ma condivise con i vari team. Questo ci ha permesso di avere una visione di insieme di tutti gli oggetti coinvolti nell'erogazione del servizio, ma soprattutto di misurarne il reale impatto. Qui ci è venuto incontro, ci ha fatto molto comodo il ruolo di un integratore come Partech. Infatti Partech ha partecipato sia alla progettazione che alla realizzazione della nostra piattaforma OpenShift, e poi, essendo un partner di riferimento sia di Red Hat che di Dynatrace, disponeva del know-how richiesto per supportarci nell'adozione di questi nuovi strumenti. Uno degli aspetti più delicati ha riguardato la scelta della migliore strategia di deployment su OpenShift. Infatti Dynatrace offre svariate opzioni di installazione. Era inoltre poi necessario comprendere come monitorare i flussi nella loro interezza, cioè anche quando proseguivano al di fuori della PAS sui sistemi legacy, al di fuori della nuova piattaforma di erogazione. Quello che dobbiamo tenere presente è che la soluzione di un problema specifico è solo la punta dell'iceberg. Sarebbe riduttivo pensare di usare una suite come Dynatrace soltanto quando è in presenza di un problema. Infatti avere una visione integrata dell'interazione fra le varie componenti e le relative performance consente di comprendere alcune dinamiche che con strumenti tradizionali sfuggirebbero del tutto. Ad esempio, sapere che in certe condizioni un load balancer che ha un errore, una limitazione, un qualcosa sulla configurazione può aumentare il numero di errori su un altro sottosistema, ci consente di individuare e risolvere potenziali problemi molto prima che si verifichino. I benefici di questo approccio vanno dalla riduzione del numero dei ticket di assistenza all'incremento della soddisfazione dei clienti. Questo in un mercato competitivo come quello come il nostro, dove la concorrenza è sempre a un clic di distanza pronta a prendersi i nostri clienti, è essenziale, perché dobbiamo sempre essere in grado di fornire un servizio top. Vado a concludere. Tra le varie funzionalità di Dynatrace, una di quelle più apprezzate è il replay delle transazioni, che è utilissimo per analizzare a posteriori gli incidenti, rivedendo esattamente lo stato della piattaforma e delle singole componenti in un determinato momento. Diciamo che poi, per quanto ci possiamo impegnare a fare test, nessun test di carico potrà mai riprodurre fedelmente quello che accade davvero in produzione. Per questo è fondamentale poter disporre di uno strumento di analisi capace di fornire risposte puntuali a tutti i team coinvolti. Parlo di tutti i team perché alla fine Dynatrace è utile a tutti gli attori del processo DevOps che stiamo adottando, dagli sviluppatori che possono divertirsi a fare drill down su tutte le loro componenti in un determinato momento dal vivo, indipendentemente, e vederne il funzionamento sotto, e alle operations che trovano utile avere in un unico punto tutte le informazioni sulle componenti architetturali che hanno problemi in un determinato momento, indipendentemente da soglie prefissate o schemi già noti. E qui, diciamo, la presentazione volge al termine. Cosa ci portiamo a casa da questa esperienza? Innanzitutto un classico, quello che nel processo di trasformazione è fondamentale che l'evoluzione tecnologica, quella culturale ed organizzativa vadano di pari passo, altrimenti il fallimento è in attesa dietro l'angolo. E in questo caso, per questo progetto di trasformazione, possiamo dire però che le scelte fatte da team, quindi dalla mia azienda, in termini di tecnologie e di partnership, ci stanno effettivamente permettendo di accelerare l'innovazione e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Bene Alessandro, passo la parola a Francesco. Grazie in particolare, perché prima ti ho cambiato nome e tu sei rimasto impassibile, quindi ma io... un doppio grazie. Bene, allora adesso entriamo nella sessione di domande e risposte, quindi vi invitiamo a porci attraverso l'interfaccia del webinar le vostre domande. Alcune sono già arrivate durante le presentazioni e le porrò io. Io però, mentre arrivano le domande, volevo riallacciarmi al poll che abbiamo fatto prima, il ruolo dell'IT interna nel confronto dell'adozione di tecnologie cloud. Noi abbiamo visto che i nostri
Il nostro pubblico si è posizionato principalmente su due settori, un ruolo essenzialmente di gestione e un ruolo invece un po' più trasversale, non dico da tutto fare, ma quasi. Volevo un commento sia da Alessandro sia da Michelangelo, che prima ho come dire, troncato per velocità. Cosa pensate di questa posizione del pubblico? Vado io intanto. Sì, cioè, vai. Come ruolo dell'IT, quello che vedo nell'esperienza che stiamo facendo in team, diciamo, lo vedo fondamentale, perché in questo tipo di piattaforme, in questo tipo di tecnologie che sono software driven, è essenziale una competenza trasversale che spesso, diciamo, i team infrastrutturali non riescono a fornire. Quindi l'IT è intesa nel senso proprio di information technology, quindi anche slegata dall'infrastruttura fisica, ha questo ruolo di cuscinetto e di centro di competenza per questo tipo di progetti di tecnologia. Michelangelo, concordo assolutamente con ciò che ha detto Alessandro. I nostri clienti che stanno avendo più successo nell'adozione di tecnologie cloud, di nuovo paradigma DevOps e così via, sono quelli che hanno accettato la sfida di abbattere i silos organizzativi e iniziare a ragionare in maniera più coesa, più olistica, fammi dire, dal punto di vista dell'IT, quindi senza avere compartimenti stagni tra sviluppo, operations, architetture e così via. Bisogna creare dei team trasversali che riescono a dominare l'argomento sotto tutti i punti di vista, e questi clienti sono quelli che riescono a trarre tutti i vantaggi offerti da questo nuovo modo di lavorare. Bene, grazie. Una delle domande che abbiamo ricevuto riguarda Dynatrace, quindi la pongo subito a Francesca. Ci chiedono se la gente può arrivare a controllare fino al singolo container. È possibile? Scusatemi, non avevo attivato l'audio. Come dicevo prima, come abbiamo in qualche modo accennato durante la presentazione, una volta effettuata l'installazione a livello di cluster OpenShift, è possibile fornire una visibilità di tipo full stack, per questo intendiamo l'intero stack, per cui dal nodo cluster fino al livello di microservizi, e per cui monitorarne oltre a questo anche le relazioni e le dipendenze, fino a delineare anche successivamente un service flow tra i vari elementi. Un altro tema che è stato abbastanza gettonato, vedo che abbastanza prevedibilmente, il refactoring delle applicazioni legacy, e qui ho due domande diverse che vanno a due speaker diversi. Ritornerei su Alessandro, perché ci viene chiesto genericamente quanto è stato poi difficile integrare proprio i componenti legacy in una nuova architettura a microservizi. In generale, qual è stata la difficoltà? La difficoltà è stata legata soprattutto alle limitazioni di performance dei servizi legacy. E a questo abbiamo posto rimedio disaccoppiando tutta la parte legacy mediante l'in-memory data grid. E per quanto riguarda invece il monitoring trasversale, Dynatrace ci è venuta incontro, perché l'agent funziona sia su servizi, diciamo, nuovi come la PaaS, come OpenShift, sia su servizi legacy. E chiaramente c'è una matrice di compatibilità di vari prodotti che va rispettata, però diciamo che per quello che erano le nostre necessità, diciamo, è stato soddisfacente. Grazie. Volevo fare una domanda invece a Red Hat, che è sempre connessa al discorso delle applicazioni legacy. Adesso vediamo che in casa Red Hat, ma anche in altre, il tema della coesistenza tra container e macchine virtuali tradizionali va per la maggiore. Allora, a questo punto molte aziende si pongono la domanda fino a che punto vada affrontato il problema del refactoring, cioè se esistono poi
nell'esperienza che ha fatto Red Hat dei percorsi di refactoring sensati, cioè posso arrivare fin qua e passata una certa soglia non vado perché tanto il legacy può convivere con il nuovo. Come la vede Red Hat? Ma chiaramente il refactoring per sé sempre e comunque non è detto che sia giustificato, perché ovviamente dipende tanto dalla quantità, diciamo, di attività da fare per rifattorizzare, dalla criticità dell'applicazione. Ciò detto, tutti questi percorsi di affiancamento di workload su macchine virtuali o comunque di lift and shift anche containerizzato portano soltanto una parte dei benefici, quindi di solito ci si porta a casa, diciamo, la gestione con lo stesso strumento e l'automazione del ciclo di vita. Però per prendere fino in fondo i benefici della containerizzazione, una revisione applicativa è sempre consigliata. Bene. Michelangelo, invece si voleva chiedere anche in relazione al poll che c'è stato, il livello di autonomia che un cliente può raggiungere mentre svolge un percorso di open source. Cioè, voi iniziate con un cliente un progetto open source, c'è inevitabilmente un trasferimento di conoscenza. Finito il progetto, perlomeno finito il primo progetto, poi speriamo che ce ne siano altri, a che livello di autonomia può arrivare? Guarda, nella nostra esperienza ci sono alcuni clienti che si sono emancipati a tal punto da contattarci soltanto quando magari devono fare delle nuove configurazioni o nuove espansioni dell'infrastruttura un po' esotiche, fammi dire, quindi che vanno oltre lo standard, dove appunto, come dicevo, si va oltre il manuale di configurazione, oltre alla reference architecture del vendor. In altri casi il cliente ha deciso di acquisire semplicemente le competenze per gestire in autonomia i sistemi, ma avvalendosi sempre del supporto da advisor per ciò che riguarda tutte le espansioni future. Ad esempio, noi partecipando anche ai vari Red Hat Open Source Day e agli altri eventi del settore, siamo sempre aggiornati sulle ultime cose che stanno succedendo, anche quelle che raccontava Giuseppe poco fa, e quindi siamo spesso portatori di conoscenza del cliente e cerchiamo di portarla al nostro stesso livello, in modo da mantenere un livello anche di interlocuzione sano e non di noi che raccontiamo la novità e il cliente che ci guarda senza magari capirla del tutto. Il percorso poi può essere più o meno complesso, giustamente perché ci capita diverse volte di affiancare il cliente, fare quindi un vero e proprio trasferimento di informazioni, un corso praticamente mentre si lavora. In altri casi organizziamo delle sessioni anche formative per aiutare il cliente a fare un balzo avanti da questo punto di vista. Alessandro l'ha già accennato, ma ve lo potrà raccontare anche meglio di me. Con Team si segue anche questo tipo di approccio. Cerchiamo noi di portare novità, loro pongono sempre nuove sfide e insieme cerchiamo di affrontarle. Quindi da questo punto di vista non sono lì in attesa che parte che porti il verbo. Assolutamente insieme prendiamo le decisioni, capiamo quali rischi correre, se è necessario correrli, e ovviamente il tutto fatto anche in squadra con Red Hat e Dynatrace. Ci mancherebbe, noi cerchiamo di superare i limiti imposti, ma senza andare contro un muro, ecco, questo è chiaro. Ok, per questioni di tempo, poi io ho una domanda da fare a Francesca, ed è legata all'automazione. Tu hai accennato prima alla connessione tra la piattaforma di Dynatrace e strumenti come Ansible, e quello che veniva chiesto è fino a che livello di automazione possiamo arrivare, cioè possiamo pensare al sistema che evidenzia un collo di bottiglia di performance e poi interviene automaticamente, ovviamente nei limiti delle policy che poi l'IT interna definisce, e risolve il problema? Diciamo che effettivamente è possibile utilizzare, diciamo, gli stessi ruoli e i playbook già utilizzati da Ansible, ad esempio, non so, per la distribuzione delle applicazioni o per il provisioning del cloud, anche per appunto intraprendere operazioni correttive quando questo è necessario. Per cui nel momento in cui Dynatrace identifica un problema, è possibile trasferire tutte le informazioni collegate relative appunto alla root cause oppure allo user impact inviate ad Ansible in modo che possa essere eseguita una
una remediation attivando semplicemente il playbook corrispondente, per cui è possibile di fatto costruire delle semplici istruzioni azionabili, ad esempio riavviare un servizio, banalmente fare il provisioning di nuovi application server, non so, e per cui gli utenti possono di fatto collegare più azioni in un singolo workflow che può essere richiamato direttamente ed in tempo reale, questo è importante, da Dynatrace e trasmesso ad Ansible, che può attivare così la specifica remediation. Ok, ti ringrazio. Sono le 12.03, quindi siamo sostanzialmente con un ritardo fisiologico. Io volevo dare giusto delle informazioni al pubblico che ci segue, informazioni logistiche. Avete i contatti delle persone che hanno partecipato a questo webinar, per cui se avete delle domande un po' più specifiche di quelle che sono state poste fino adesso, vi invito a contattare direttamente Red Hat, Dynatrace e Partec. E la presentazione è rivedibile poi in seguito sempre dal nostro sito, e quindi direi che per oggi è tutto. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato da casa, ringrazio i miei relatori e vi diamo appuntamento ad un prossimo webinar.